In un'isola sperduta dell'Oceano Pacifico viveva una bananosa civiltà bananesca. All'interno della suddetta bananosa civiltà bananesca, una giovane banana di nome Olinda aspirava a diventare la più grande suonatrice di clarinetto basso per potersi dare l'esilio Dat Zordan, uno dei più stimati suonatori dell'Europa. Scusa. Giorgio, Luigi, quello che è. Hai freddo? Hai mani? E visto che sono buono, le faccio anche io, preparato e sfoderò il suo
clarinetto laser, facendo passare uno svantaggio o vita. Questa, non avendo altre risorse, utilizzò la segretissima tecnica appresa al Chen di Tokyo, suonare in un accento per commuovere l'avversario.